tutto quello che ha esposto il Presidente. Io sono benissimo e felicissimo di fare questa sinergia insieme, perché sicuramente non può che portare dei benefici alla vostra associazione e a quella che è un'associazione calcistica che da Pisa praticamente molto sentita, e da quello che lei ha detto anche così opportunamente, riferendosi a degli esercizi commerciali più piccoli, io credo che se Pisa comincia a portare in città 7, 8, 10 mila persone, voi sarete così bravi da non potervi far scappare queste presenze, perché Pisa non è solo Pisa. Pisa, la città Pisa è anche molta provincia. Si faceva un calcolo l'anno scorso che forse il 50% sono pisani di Pisa e il 50% sono pisani della provincia. E questa non si deve perdere questo carico umano di persone che esca dal territorio. Bisogna dargli le opportunità a questa gente di trovare gli esercizi aperti, semmai molti anche a tirarli con un semplice cartellino qui si tifa Pisa, la gente semmai domani trovare questi schemi per portare la gente, semmai dicendo guardate, venite a vedere il Pisa, venite a divertirvi, naturalmente non si cerca e non è facile di fare il massimo perché la gente si diverta. Comunque abbiamo fra tutti, anche l'ultima partita, circa 5.000 persone, vuol dire che la fede pisana calcistica vuol dire che ci segue perché siamo una società seria, una società che non fa polipindarici, ma che nonostante, come lei mi ha suggerito, il momento che non è un momento fra i più facili, noi abbiamo avuto un budget di poco superiore allo scorso anno, nonostante le nostre prerogative iniziali erano di spendere qualcosa meno, ma a Pisa non si può fare una squadra dello stesso ordine, quindi abbiamo dovuto investire. Abbiamo investito finché abbiamo potuto. Se la gente ci segue, se anche questo, insieme alla vostra associazione e tutti coloro che ci vogliono bene ci seguono, siccome c'è un mercato, non dico di riparazione perché noi abbiamo giocatori vari, anche se giovani, tutti, e possiamo ritornare anche sul mercato, naturalmente bisogna che mi venga dato una mano. Io praticamente da 4 anni questo invito, che sono solo perché ho dovuto praticamente ripianare tutti i debiti che l'allora società di cui ero socio minoranza erano stati fatti. Quindi io mi sento di dare ancora, però bisogna che qualcuno mi dia una mano. E già si è visto qualcosa con la prima partita. Sono convinto che i risultati dopo quelli determineranno tutto il resto, la squadra è valida. E quindi è molto molto che queste sinergie possano essere messe in comune e andare avanti, migliorare anche una situazione economica
Può fare delle domande?